Poi? Assessore Cicciolo, il mondo scolastico interviene in prima persona per dare un segno verso l'emergenza del cambiamento climatico. Sicuramente sì, noi ci siamo sempre, io ho la delega all'istruzione, sono sempre presente e questa è una cosa davvero positiva. Iniziare dai ragazzi, dai più piccoli e come sai l'abbiamo sempre fatto nelle scuole, negli asili, per sensibilizzare i nostri giovani perché sono il mondo il loro, il futuro il loro. Quindi sensibilizzare perché loro poi riportano questo modo insomma, nuovo, innovativo o tutto ciò che insegna, che imparano qui lo riportano in famiglia e sono loro stessi gli insegnanti dei propri familiari, quindi a noi fa davvero piacere, continueremo su questa strada, stiamo riscuotendo molti successi da questo punto di vista. Noi il 10-11 insieme alla collega Colacci saremo a Bologna a ritirare la terza tartaruga per quanto riguarda l'ambiente, plastic free, quindi davvero molto, siamo molto contenti. Noi come amministrazione, io in prima persona, siamo molto sensibili a questi temi e quindi non ci stancheremo mai di fare questi convegni, queste giornate formative per tutti gli studenti. Ripeto, cominciamo dai più piccoli ai più grandi.